Per più sport. Per più sport, per un pallavolista. Gli occhiali. Spiega, ecco, per chi ci ascolta, Dimitri usa un paio di occhiali che sostanzialmente fungono un po' da luce stroboscopica, per cui io li ho provati, è un'esperienza traumatica. Praticamente si vede e non si vede a intermittenza, e si può impostare diciamo così, la frequenza di questo, di questo buio. Spiegaci a cosa servono e come, perché li utilizzate. È un prodotto che è nato da come Michael Jordan già all'epoca si allenava. Lui aveva delle luci che arrivavano negli occhi e lo metteva, diciamo, in difficoltà. E questo hanno studiato diverse università, sono usciti anche con un prodotto degli occhiali della Nike. Questi nuovi occhiali hanno comprato il diritto alla Nike e sono usciti quindi con gli occhiali strobe. Proprio come un muscolo viene messo in crisi per crescere, la stessa cosa succede con il cervello. Va messo in crisi la vista e ci sono dei momenti dove sparisce la palla e bisogna indovinare un po' la traiettoria, indovinare, pensare, alzare il livello della concentrazione, e questo viene applicato per tutti gli sport: golf, football americano, tennis, anche la pallavolo abbiamo testato l'altro giorno insieme, ed è un prodotto che io considero il prodotto dell'anno. Okay. Io sono andato a vedere le Final Four a Minneapolis quest'estate, a marzo, e è davvero... In America lo utilizzano già? Sì, lo utilizzano già. Steph Curry, abbastanza segretamente, nel senso che non ha sponsorizzato la cosa, eccetera, ma si allena. E io ho avuto la fortuna di andare alla loro preparazione l'anno scorso e l'ho visto, e diceva: ma come mai non sapevo? Ti ho parlato, cioè, ero curioso. Mi ha detto: I don't want my opponents to know what I'm doing. Non voglio che i miei avversari sanno quello che faccio. Allora, quali sono i miei segreti? Quindi lui è il tiratore, magari è uno dei tre migliori tiratori al mondo attualmente. Ho capito. Vorrei cambiare argomento. Tu un giorno, chiacchierando così tra un caffè e un altro, mi dicevi che secondo te c'è la possibilità di creare una nicchia lavorativa, diciamo, no? Nello sport, inserendo la figura dell'allenatore della tecnica. Quindi all'interno dei giochi di squadra, basket, calcio, football americano, pallavolo, specializzarsi in una singola tecnica di base e diventare appunto allenatore di questa tecnica. Nel football c'è qualcosa, football americano, c'è qualcosa di molto simile secondo me, perché abbiamo il coach della difesa, dell'attacco. Esatto, ma anche per esempio questo viene dal basket NBA ed è una cosa, adesso è tornato magari il miglior allenatore europeo, che è Messina, che è italiano, all'Olimpia Milano, e dalle sue prime interviste sembra che abbia voglia di creare una struttura molto organizzata in questo senso, con un allenatore che curerà la parte offensiva, la parte difensiva, magari uno per i piccoli, un allenatore che guarderà il lavoro dei lunghi, che è diverso, inserirà probabilmente un allenatore del tiro, uno specialista per la parte fisica, a parte che lì hanno già ben tre preparatori atletici. La stessa cosa per il nutrizionista, lo psicologo, il mental coach. C'è veramente una struttura dove ci sono più allenatori, c'è uno staff più importante rispetto a il numero di giocatori. Quindi secondo te, guardando al futuro nemmeno troppo vicino, è possibile immaginare lo staff tecnico di una squadra di basket o di pallavolo con un head coach che si occupi
soltanto della fase play, così, e di una serie di allenatori non assistenti come li intendiamo oggi, ma di allenatori della singola tecnica. Secondo te si va in quella direzione o ancora siamo un po' lontani? Ovvio che stiamo parlando di difficoltà anche economiche, okay, per arrivare, però l'idea è di andare verso quella direzione. Tu hai mai visto nei tuoi giri una situazione di questo tipo? Io ho fatto l'esempio di Milano, che è un posto dove vivono di tanta pressione, perché il budget è talmente anche superiore rispetto agli altri che sono obbligati a vincere praticamente tutte le partite, devono prendere tutti i trofei, e non è facile, però riescono a costruire una struttura del genere dove l'allenatore non è solo un allenatore, ma deve gestire uno staff e responsabilizzarlo su diversi fondamentali, insomma. Nel senso, come tecniche del basket. Esatto, c'è questo ruolo di player development, okay, in America è molto diffuso, dove prendono spesso volentieri ex giocatori, gente che aveva una buona tecnica. Non c'è niente di meglio che uno che ha buona tecnica per insegnare la tecnica giusta. Mentre l'allenatore deve essere bravo nella gestione delle persone, nella gestione anche della stampa, dei tifosi, dello staff. Ovvio che deve avere conoscenza del gioco, però deve essere più un capo leader prima di tutto, insomma, diventa molto più importante. Okay, ti faccio ancora una domanda. Se tu fossi un consulente di una società di pallavolo che ti chiama perché, avendo visto il tuo lavoro, dice: allora Dimitri, vogliamo che tu porti la tua esperienza nell'insegnamento del tiro nel volley, cioè la metodologia, cosa consiglieresti, avendo ipoteticamente un budget infinito, secondo te nella pallavolo di alto livello come si potrebbe? Beh, ti racconto un aneddoto. Siccome io sono vivo a Numana e praticamente spesso mi ritrovo a fare l'aperitivo con Marco Meoni, sì, a un posto lì a Porto Recanati, vicino a casa nostra, e lui mi ha detto: Dum, mi hai dato un'idea fantastica. Quattro anni fa, quando cominciavo con questo progetto, e lui si è proposto come uno specialista per gli alzatori. Lui che è stato uno dei più grandi alzatori di tutti i Telica. Però lo farà con la tecnologia, cioè ispirandosi anche alla tecnologia che usi tu. È questo che mi chiedo io. Questo non lo so. Però andrà nella specializzazione di un fondamentale. E chi non vorrebbe sapere come battere insegnato da Zaitsev? Chi non vorrebbe essere aiutato sull'alzata da Bruninho? Cioè. Ecco, io invito, come fanno sempre i nostri ascoltatori, a darci anche il loro parere, perché nella pallavolo, per quello che ho visto io, c'è stato un periodo in cui c'era una diversificazione del ruolo nello staff, ma poi forse per ragioni economiche, come dicevi tu, si è un po' staff con lo specialista del tiro, cioè l'insegnante specialista del tiro, l'insegnante specialista della battuta, l'insegnante specialista dell'alzata, nella stessa staff. Sto pensando anche all'idea di un insegnante del tiro in condivisione, quindi che va a chiamata dalle società che lo cercano. Infatti io in questo momento mi considero indipendente, un freelancer. Nel senso che mi può chiamare un genitore per un giovane, un atleta direttamente, una società, un procuratore, e cerco di aiutare le persone ad essere libero, anche perché il mio tempo si divide anche fra questo e l'aiuto di una scuola di beach volley peraltro. Quindi questa è la mia idea. Poi dipende ovviamente
dell'idea che ogni società ha, perché è vero che avere una figura, non voglio fare nome, cioè, un palleggiatore importante che viene, un ex palleggiatore importante che viene nello staff, no? Potrebbe mettere un po' in difficoltà il primo allenatore. Era lì che volevo arrivare. Ok, a livello tecnico. Però bisogna anche avere, secondo me, l'intelligenza di dire che no, avere un grande ex palleggiatore magari mi toglie un po' di pressione, un po' di responsabilità. Ok. E anche un po' di pressione. Io prendo l'esempio, se io faccio adesso l'allenatore del tiro per Venezia, e che la squadra gioca bene ma tira male, poi magari è la mia testa che cade, non quella dell'allenatore. Quindi siamo qui, secondo me gli specialisti sono lì per aiutare, non per togliere visibilità. Togliere visibilità. Chiarissimo. Ti faccio l'ultimissima domanda davvero. Tu hai avuto sotto le tue mani centinaia di bambini, di ragazzi, di giovani tiratori. Si nasce o si diventa? No. Sì, più o meno la domanda è quella. No. Io ti voglio chiedere. Io ho provato mezz'oretta con te, e se ho deciso di fare queste interviste proprio perché ho provato con mano l'efficacia, cioè io non sono un giocatore di basket, ma in mezz'ora il mio tiro è migliorato effettivamente. Volevo chiederti questo, con l'utilizzo corretto della strumentazione, di una buona metodologia e della tecnologia, si riduce il gap tra un giocatore, un tiratore nel tuo caso talentuoso, e un tiratore meno talentuoso? Cioè quanto può aiutare, cioè ridurre questa forbice secondo te? E guarda, visto che a parte l'utilizzo della tecnologia, le persone sono anche importanti, perché tu avevi un certo tipo di difetto, che non avevi i piedi indirizzati verso il canestro. Sono stato io a dirti, guarda, la mano lì, piedi indirizzati. Poi la tecnologia aiuta a darti un numero di ripetizioni che okay. È il mio, perché se sbagli un tiro e senza la tecnologia, magari senza la macchina sparapallone, devi avere uno che corre dietro al tuo pallone, ti la deve passare, passano 8 secondi fra un tiro tuo e l'altro, mentre con la sparapallone vedevi che ogni 2 secondi ti arrivava una palla, e io stavo lì a dirti guarda, migliora questo, fai questo, e effettivamente sei migliorato, perché le ripetizioni sono importanti. Cioè, hai detto un po' il contrario magari prima, che c'è una scuola di pensiero che dice però io credo tanto nelle ripetizioni. Poi adesso dopo un allenamento di pallacanestro, e senza polemica, beh, io penso che la pallacanestro sia uno sport molto faticoso, molto impegnativo. Un allenamento di un'ora e mezza ti dà piccoli traumi alla schiena, ginocchio, eccetera. E ben spesso l'allenatore ti dice ragazzi, 100 tiri prima di andare a casa. Con una macchina sparapallone ci metti 10 minuti. Senza, devi far tiro a coppia, ci metti magari mezz'ora. Ok. E secondo me la gestione lì del tempo ti aiuta a ok, a... Sì, hai risposto lungo, cioè, sì. No, però ho posto male le domande. Io volevo chiederti questo: se noi prendiamo due giocatori, uno particolarmente talentuoso e uno che invece non ha talento, e li mettiamo nelle stesse condizioni, però dando a entrambi la possibilità di fare migliaia e migliaia di ripetizioni e migliaia di un lavoro molto diciamo così accurato dal punto di vista tecnico, è possibile che il giocatore meno talentuoso con una cura della tecnica possa ridurre il gap di quello talentuoso? Oppure sì, ma anche quello talentuoso allenandosi bene, cioè è sempre, il talento non basta, bisogna lavorare tanto. Poi è ovvio che secondo me la tecnologia aiuta sia il giocatore talentuoso che quello un po' meno. Ok, non so se ho risposto. Sì, sì, sì. Bene, no, chiaro, ma... io mi immagino
l'ipotesi magari poco realistica, ma del giocatore non talentuoso, ma che